installazioni elettriche, elettroniche, climatizzazione, cancelli automatici, sistemi di allarmi TV-SAT. Questa è sicuramente un'attività produttiva particolare per il paese di Albagiara. Non devono essere tante nella zona, quindi sicuramente come bacino d'utenza avrà un po' tutti i comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla, ma disturbiamo subito il titolare. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei il signor? Casula Pietro Paolo, titolare dell'azienda. Signor Pietro Paolo, io adesso le farò tantissime domande perché essendo una discreta somara in materia ho bisogno di capire un po' tutto. Ma la prima domanda che le faccio, perché ovviamente l'occhio è caduto immediatamente, tutti questi pezzi antichi che vedo? Questa è la mia passione che ho già da quando ero ragazzo. Quindi se li andati diciamo, a cercare? Non ho passatempo perché non avendo tempo per poter avere altri passatempi tipo sport, cose del genere, ho questa passione per le cose antiche. E quindi mi diletto alla ricerca dei mercati di antichità nei vari paesi della Sardegna. Però bisogna anche saper riconoscere i pezzi veramente di valore piuttosto da... perché ormai ci sono anche imitazioni in giro. Sì, in effetti uno dei miei primi acquisti è stata un'imitazione di un grammofono antico, mi hanno fregato. Adesso invece l'esperienza insegna. Da lì ho iniziato a capire come funzionano queste cose, perché anche lì c'è purtroppo un mercato parallelo. Cioè. Appunto, e dal mercato parallelo allora venga che passeggiamo un po' nella sua attività, dal mercato parallelo di cui mi parlavo, che esiste per le diverse aziende e diversi prodotti, arriviamo anche alla sua di azienda. Io che di esperienza non ne ho molta, come è successo a lei di comprare un grammofono? Sì, un grammofono antico. Un grammofono antico che in realtà era un'imitazione. Io le chiedo, come deve arrivare preparata in un'azienda, per esempio come la sua, nel suo caso io conosco lei, potrei fidarmi ciecamente, ma se non la dovessi conoscere, ed essere sicura di riuscire a capire di che cosa stiamo parlando. Per esempio vengo da lei e le dico, io ho comprato casa nuova, l'hanno finita di costruire, però sull'impianto elettrico ho detto non me la fate, già nessuna predisposizione, ci voglio pensare io, la devo anche riscaldare e così via. Lei cosa mi consiglia? Beh, noi cerchiamo di consegnare soprattutto quello che offre al momento che offrono al momento le nuove tecnologie e soprattutto cerchiamo di fornire delle cose di cui abbiamo noi e consigliare per il meglio i nostri clienti. Per esempio, io vorrei riscaldare casa mia e sono indecisa perché nella casa dei miei nonni c'erano questi camini meravigliosi che in qualche modo riuscivano a riscaldare anche gli ambienti più lontani dal camino, ma adesso ci sono dei camini con dei diffusori e così via, termocamini. Qualcuno mi consiglia, ma no, la stufa è pellet. Oppure esistono i climatizzatori, i termosifoni come quelli che hanno i miei genitori. Uno incomincia ad avere una confusione perché deve capire cosa mi conviene a livello estetico, sono donna e penso anche a quello, cosa mi conviene a livello di consumi, o dipende anche dalle esigenze, se uno vuole riscaldare tutta la casa contemporaneamente piuttosto che solo parte della casa, tenerla costantemente alla stessa temperatura tutto il giorno o doverla riscaldare velocemente. Da dove si parte? Con quali criteri si sceglie? Allora, prima di tutto cerchiamo di capire se il nostro cliente si trova in una situazione tipo, se si trova nei paesi come adesso, se ha la possibilità di avere la legna in casa, eccetera, cerchiamo di consigliare un termocammino, magari abbinato con un pannello solare. Cosa significa termocammino piuttosto che camino? Il termocammino è un sistema che permette di riscaldare l'ambiente con la legna oppure ci sono anche altre soluzioni. Praticamente abbiamo il nucleo centrale che come i normali tradizionali camini hanno legna e fuoco, però poi non abbiamo solo il comignolo che ci tira fuori il fumo, ma abbiamo un sistema diverso che irradia il calore un po' in tutte le stanze. Tramite i diffusori e le tubazioni messe appositamente nella casa permette di usufruire del calore prodotto tramite la legna bruciata, oppure ci sono anche altri sistemi tipo il nocciolino, il pellet e cose del genere. Poi in base nocciolino? Sì, sì. Mi sa di dolce? No, eh? No, la buccia del nocciolino. La buccia che bruciare. Sì, sì. Sì, dipende da quello che vuole il cliente. Oppure se non ha questa possibilità consigliamo o un buon impianto della Daikin, di cui noi siamo partner installer, dimensionato appositamente, magari abbinato con un impiantino fotovoltaico, che così
E qui arriviamo a una parola magica che ci porta nella modernità delle scelte o delle... Adesso ormai le pubblicità sono piene di questo fotovoltaico, di cui però forse poco si conosce realmente. Cosa significa un pannello fotovoltaico in casa? Beh, significa poter produrre la corrente con i raggi del sole. Sfruttando i raggi del sole produciamo dell'energia e a volte, perché il sole è assente, se ne produce poca, ma le giornate in cui se ne produce oltre il fabbisogno della nostra casa, della nostra abitazione, c'è la possibilità di fare lo scambio con l'Enel, cioè quando l'impianto produce la corrente si vende, quando invece non produce si acquista, quindi c'è la compensazione con l'Enel. Infatti in piccoli impianti c'è la possibilità di azzerare la bolletta. Allora, senta, questa curiosità incomincia anche a capirci qualcosa. Mi sa allora a questo punto che ci vediamo un altro giorno per approfondire, però quello che mi sembra è che si sta tornando agli scambi di un tempo, invece che soldi, energia per energia, chissà.